wiggle, wiggle. Like. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio nuovissimo video. Oggi siamo qui ritornati su Clash of Clans, sulla serie Road to Max TH8, ragazzi. E ragazzi, ho fatto enormi passi avanti. Allora, innanzitutto guardiamo subito che qui abbiamo un obiettivo completato. E diciamo che questa lega qui può dare un bel po' di indizi. Appunto ragazzi, sono riuscito ad arrivare in Lega Master 3 e appunto ad sbloccare la ricompensa delle 1000 gemme. Adesso le richiediamo subito. Bam, signori, 1000 gemme. Tac. Allora ragazzi, è da un bel po' che non porto un video su Clash of Clans, ma ragazzi vi chiedo scusa perché appunto tra problemi di salute e problemi di scuola con interrogazioni, verifiche e tutto, c'è veramente pochissimo tempo libero per me, quindi colgo l'occasione perché appunto c'è questi 3 giorni, c'è un po' di pausa, quindi cerco di portare un po' di video su Clash, appunto per tenere il canale attivo, ecco. Allora ragazzi, l'ultima volta che ho fatto un video su Clash, se non sbaglio, stavo potenziando il penultimo, la penultima torre dell'arciere al 10, che appunto è lo massimo per me. Ragazzi, le ho tutte quante al 10 adesso. Le ho tutte quante al 10, tutte le 5-6 torri d'arciere al 10. Ci vuole tantissimo tempo, veramente tanto tempo, e finalmente ci sono riuscito, ragazzi. Poi, un'altra novità è qui, signori. Ho messo il golem in miglioramento a livello 2. Ragazzi, 60.000 di nero. 60.000. Infatti per questo motivo ne ho così poco di nero. Appunto per questo è che mi sono messo a fare appunto il golem al 2. Poi ragazzi, un'altra cosa che ho messo a migliorare appunto è il volano. Come vedete, questo qui volano, che è un bel po' che è in miglioramento. E in più le due tesere occulte, che sono qua. Che l'ho messo qui perché ragazzi, praticamente a volte quando mi attaccano e magari cercano di fare 100%, queste due Tesla qua mi impediscono di fare 100%, cioè perché non, come dire, le persone quando attaccano, vedo tipo magari che ho moltissimo bottino, magari si concentrano sul ok, acceso il municipio e poi buttiamo tutto dentro, e poi queste due Tesla qua se ne scordano, quindi diciamo mi permettono di evitare il 100%, così di perdere molte più coppe. Allora ragazzi, come vedete, tipo sono appunto Lega Master 3. Ragazzi, io sto facendo di tutto per restare in Lega Master 3 perché ragazzi, si farma che è una bellezza. Cioè ragazzi, guarda il bottino. Il bottino di guerra è 500 di nero, 100.000 di d'oro e di elisir. Pazzesco. Cioè, pensate a questo. Un municipio con un villaggio con un municipio fuori, Rebarbaro, Furia, distrutto, via 100.000, subito così, a caso, e con zero costo di elisir, quindi è pazzesco. E in più, pensate tipo quelle poche volte in cui si beccano magari degli inattivi con 200-300.000 di d'oro, in più anche il ball con 400.000 d'oro ti porta a casa, che è una bellezza. Infatti ragazzi, c'è il visto attacchi, guardate qui. Tutti questi attacchi qui mi sono tipo portato a casa 800.000 d'oro così a caso, e tutto l'ho fatto in un'oretta neanche scarsa, veramente, quindi veramente molto comodo. Come vedete ho 4 muratori impegnati, cioè non succedeva da un sacco di tempo ragazzi, cioè è da un sacco di tempo che non vedo i miei 4 muratori occupati. Infatti come vedete tipo sto prendendo sia il volano, le due Tesla culte e la fabbrica di incantesimi, così posso sbloccare la pozione terremoto appunto, e in più c'ho anche il golem in miglioramento. Allora ragazzi, ricapitolando in breve, siamo veramente vicini per avere il TH8 maxato perfettamente. Allora, perfettamente è un po' esagerazione, perché perfettamente significa avere anche ogni singolo blocchettino di muro all'8. Allora, appunto per questo, adesso come vedete tipo io le tese ce l'ho a 4, 2 e sto portando al 5,
Se non sbaglio, il TH8 e le testa sono al 6 il massimo, quindi dovrei fare ancora un altro livello ancora. Quindi appena avrei le Tesla al 6, scusate, c'è tra poco, manca un'ora e mezza, quindi mi fischia che qua no. Una volta che avrò le Tesla al 6, io, diciamo, le difese, cioè, sarei maxato. Però, cioè, pensandoci bene, dato che il TH8, diciamo, gli skip costano anche di meno e tutto, appunto, mi converrebbe prima farmare ancora di più per farmi non tutte magari, però una buona parte di mura al lotto. In questo modo, per il TH9 che ci sarà in futuro sarà molto più comodo. E in più, ragazzi, il TH9 vi ricordo che si sblocca la regina, e la regina per averla servono 40.000 di nero, quindi diciamo farmando prima con il TH8 40.000 e poi farsi Municipio al 9, così subito subito la regina la posso già mettere, quindi già è un passo avanti, ecco. Poi ragazzi, allora, vi lascio sempre in descrizione il tag del clan, perché facciamo sempre un sacco di guerre, come tipo, vabbè, abbiamo vinto una sola guerra e questa qui l'abbiamo persa, veramente uno stupidissimo, cioè, raga, guarda qui 23-23 solo per 3% di danni in più hanno vinto. Fate veramente incazzare questo fatto. Questo qua appunto è il tag del clan, il nome è Kiss of Death, e ci siamo tutti quanti noi dentro. Se volete entrare, mi fate un bel piacere, vi metterò in guerra se volete fare le guerre insieme a me, appunto, così siamo un po' tutti quanti uniti, ecco. Allora ragazzi, per questo video è tutto. Ah, un'ultima cosa, dato che appunto adesso ho 1200 gemme, è molto probabile che shopperò, quindi vorrei essere sincero con voi. È possibile che shopperei 10 euro su questo gioco, quindi per prendermi altre 1000 gemme, appunto per prendermi il quinto muratore, il secondo, perché appunto costa 2000 gemme. Quindi adesso vedrò se farmarmela ancora un po' e tutto, perché il prossimo obiettivo ecco, diventa un campione e mi dà 2000 gemme. Porca troia. Quindi non so, magari se tipo farmo ancora un po' per il Lega Master potrei anche arrivarci a Lega Campione, però un TH8 è difficile il Lega Campione perché è tosta. Senza la regina e le truppe al 6 è un po' tosta come situazione. Comunque ragazzi, allora, giusto, anche un'altra cosa, mi sono dimenticato, è vero. E tipo, vediamo un po'. Allora, come vedete, tipo, ho portato avanti anche la pozione di cura al 5, quindi l'ho maxata. Mi manca esattamente pochissime cose da maxare. Allora, il Pekka l'ho portato al 3, che mi costa 6 milioni di elisir, che è un po' un problema. Mentre le altre cose non mi interessa più tanto. Adesso sto per fare i Golem al 2, mentre i domatori che l'ho fatto al 2 e le Valchirie non penso di portare avanti, perché sono truppe che non uso tantissimo, quindi preferisco magari cioè portarmi direttamente avanti il municipio, cioè subito, ecco, senza pensare a farmare nero per appunto queste truppe qui. Perché poi appunto avrò il municipio al 9, avrò le mongolfiere al 6, che raga, la differenza c'è, è come se c'è, cambia veramente tanto, ecco. Allora ragazzi, questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un bel mi piace, un bel commentino, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!